Momento importante per Taranto, sì, la campagna elettorale, ma intanto ci sono dei fatti nazionali, io direi internazionali, che incidono sul nostro futuro. Parliamo di questa lunghissima avvertenza Ilva, la lettera dei sindacati, gli inviti. Ecco, una risposta veloce quella del nostro arcivescovo. Sì, io ho condiviso le perplessità della nostra popolazione, della nostra gente, in particolare dei lavoratori, su tutto il piano, su tutta la questione degli esuberi, e le condivido ancora. Certo, è stata chiusa la questione, è stata assegnata la vittoria a una cordata, ci sono delle indicazioni rasserenanti da parte sia del Ministro dello Sviluppo Economico sia anche della cordata vincente. Aspettiamo che si realizzino i fatti. Per noi sarebbe già un passo in avanti se, per esempio, si coprissero i parchi minerali, e secondo ancora, se la cordata vincente mettesse in atto un'innovazione tecnologica, come abbiamo sempre sostenuto, capace di ridurre l'inquinamento, e poi che ci sia un rapporto positivo con la nostra gente, con la nostra città, non una cosa a parte e ostile. Insomma, una possibilità che si apre a queste condizioni, e soprattutto sia data ai lavoratori la serenità, e a tutti noi la serenità in questo momento complesso.